Allora, miei cari amici, oggi vi sto per raccontare una storia che è una figata pazzesca. Allora, c'era una volta, tanti anni fa, in America, un grandissimo batterista, un grandissimo insegnante della batteria che si chiamava George Lawrence Stone. Questo grandissimo batterista George Stone è stato tra gli innovatori anche dei famosi rudimenti per batteria ed è stato un grande maestro per grandissimi batteristi. Quindi ogni settimana lui aveva tutti i ragazzini che andavano a lezione da lui, ragazzini piuttosto che anche batteristi professionisti, andavano a lezione, si facevano dare gli esercizi e studiavano naturalmente anche i suoi libri, come il famosissimo Stick Control, che ancora oggi studiamo sul nostro strumento, oppure il famosissimo libro Ascent and Rebound, scritto sempre dal maestro George Stone. Tra questi batteristi che andavano a lezione da George Stone c'era anche un certo Joe Morello. Ne hai mai sentito parlare? Joe Morello è stato l'autore del famosissimo libro Master Studies. In questo libro Master Studies tu puoi trovare questo esercizio particolare molto interessante che si chiama Stone Killer. Se vuoi sapere come si esegue lo Stone Killer, ti invito a guardare questo video che ho girato tanti anni fa nello studio Quick Music di Sanremo dal mio amico Ferdinando Mongelli. Ora però voglio raccontarti la storia dello Stone Killer. Quindi cosa è successo? Che un bel giorno Joe Morello andò in studio da George Stone per prendere lezione e George Stone arrivò da Joe e disse: eccoti qua Joe, per oggi ti do un esercizio che è veramente spacca tutto, ok? Vedrai che questo esercizio ti farà sanguinare le mani. Lui disse ok, si mise alla prova e fece questo esercizio che non aveva un nome, ok? Non aveva ancora un nome e tra l'altro George Stone non aveva mai reso pubblico questo esercizio, ma l'aveva ideato apposta per il suo allievo Joe Morello. Poi, purtroppo, un bel giorno George Stone lasciò noi batteristi e se ne andò in un posto, speriamo, migliore. Cosa successe? Successe che per rendere omaggio al suo maestro, Joe Morello, quando scrisse il suo libro Master Studies, volle incorporare questo esercizio chiamandolo Stone Killer. Quindi perché Stone Killer? Uno a volte che non sa la storia fa la traduzione e dice Stone, pietra, killer, ammazza pietre, cos'è sta roba? Che serve l'ammazza pietre? Non è l'ammazza pietre, non è manco un esercizio che hanno inventato i Rolling Stone, non c'entra niente ragazzi, nonostante ho la maglietta dei Rolling Stone. Stone è semplicemente preso dal cognome del maestro George Stone, appunto, e killer è un modo che si usava di dire, come noi diciamo, questo esercizio spacca tutto, ok? Quindi questa è la storia dello Stone Killer che tutt'oggi noi eseguiamo come esercizio di endurance, esercizio di warm up sulla nostra batteria, sul pad. E che dire, se vuoi avere altre curiosità sul maestro George Stone ti invito a visitare questo video dove ho parlato del grandissimo maestro. Quindi il video si intitolava Tre cose che non sai su George Stone. E se ti è piaciuto il video metti un mi piace e spero che tu possa trovare questi miei video interessanti. E che dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao.